esiste una risposta semplice ad una domanda complessa. Non c'è una soluzione semplice ad una situazione complessa. Queste poche parole credo si possano applicare a qualsiasi argomento e saranno il filo conduttore del mio racconto, che non ha lo scopo o la presunzione di dare risposte o soluzioni. Mi limiterò a raccontarvi la mia esperienza durante le alluvioni del maggio 2023. Ma torniamo un anno fa. Chi ero? Cosa facevo? Cosa stava succedendo? Se penso a quante cose possano accadere in un anno, mi sembra ancora più strano essere qui oggi a raccontarvelo. Un tempo brevissimo, un tempo lunghissimo. Il 18 maggio l'acqua arrivava in piazza Baracca, a Lugo, dentro casa mia, di mia suocera, di moltissimi amici, parenti, colleghi. Sembrava di essere dentro un film e ancora oggi non mi sembra vero. Non dormivo da 3 giorni, ero collegata con il centro coordinamento e soccorsi della prefettura, con i centri operativi dei 9 comuni della Bassa Romagna. Praticamente non ero da nessuna parte, perché ero collegato online ovunque. Un déjà vu che durava dal 2 maggio, giorno del primo alluvione della Romagna. Che cosa facevo in centro coordinamento e soccorsi? All'epoca, con straordinario tempismo, ero la responsabile della protezione civile della Bassa Romagna, oltre che del servizio ambiente. 9 comuni, 102.000 abitanti, quasi 500 km quadrati di territorio. Un incarico che avrei lasciato a breve per dedicarmi a tempo pieno alla tutela ambientale. Ma a maggio ricoprivo ancora quella delega e ho cercato di fare del mio meglio quando sono stata chiamata a fare il mio dovere. I danni economici sono arrivati ormai a 10 miliardi di euro, ma durante l'emergenza la priorità è un'altra. Salvare le vite delle persone, l'unica cosa non rimborsabile. Non abbiamo mai avuto un dubbio su questo. Io ero solo uno dei tanti ingranaggi del sistema di protezione civile. E parlo di sistema perché è veramente un impianto complesso, dove lavorano la protezione civile regionale, la prefettura, le forze degli ordini, i comuni, il soccorso, il volontariato tutto. Un sistema di macchine organizzative che lavora con gli strumenti che ha a disposizione, sproporzionati e non a nostro favore in quel frangente. I soccorritori erano di gran lunga in numero inferiore alle persone da soccorrere. È difficile spiegare come scorre il tempo quando sei dentro ad un evento di tale portata, quando dormi con i calzini di Natale sul tappeto di un ufficio, perché non riesci ad andare a casa. C'è sempre qualcun altro da salvare, qualcosa di urgentissimo da risolvere. È un tempo strano, pieno di imprevisti, che si manifestano con l'arrivo dell'acqua e del fango, e lasciano una marea di problemi, man mano che questi si ritirano. Tutto è urgentissimo. L'alluvione ha molti volti, migliaia di storie, le stiamo vedendo anche in questi giorni, maggio 2024, con il primo anniversario dell'alluvione. È una realtà molto complessa, che si spiega però solo con l'analisi dei dati, che deve offrirci spunti di miglioramento per il futuro. È d'obbligo parlare di futuro, non esiste una causa, non esiste una soluzione. Esistono solo tante cause, più o meno acute, più o meno importanti, più o meno risolvibili. Non esiste la soluzione chiave in mano. Diffidate dal tuttologo che vi dice che è tutto facile e si può risolvere e che banalizza un evento che banale non è. Tra il 16 e il 17 maggio abbiamo registrato esondazioni da 23 fiumi e 38 allagamenti su 81 comuni. Porzioni di territorio vastissime, sommerse da acqua e fango. In Bassa Romagna abbiamo avuto delle rotte violentissime nei tratti alginari del Santerno, del Sillaro e del Lamone. Sant'Agata, Cadilugo, Boncellino, sono immagini violente e piene di fango. Poi ci sono state le propagazioni delle rotte a valle che hanno interessato progressivamente il territorio, compreso il centro abitato di Lugo e tutti i comuni, in tutte le campagne. Ogni comune aveva situazioni diverse, necessità differenti. L'acqua e il fango arrivavano, e quando si ritiravano, sommergevano altre parti di territorio, lasciando una scia di danni incalcolabili che ci si mostravano a noi progressivamente, comprese le bombe della prima e della seconda guerra mondiale, che l'acqua riportava in superficie e che andavano messe in sicurezza immediatamente, anche le bombe. Ci sono porzioni di territorio dove l'acqua è rimasta per molti giorni ed è stata necessaria pomparla via per liberare le case, le aziende, i campi, iniziare la ricostruzione. Come siamo arrivati a eventi così estremi? Ad un evento che è stato individuato come la terza catastrofe mondiale del 2023. Le motivazioni sono tante, complesse.
in parte legate alla crisi climatica in atto, in parte dovute all'antropizzazione e alla fragilità del nostro territorio, che si definisce alluvionale. Ce l'hanno insegnata le elementari. La pianura padana si è formata con i sedimenti depositati dai fiumi durante le alluvioni, fin dal Pliocene. Sono quelle cose che non dovremmo scordare mai, ma ce ne siamo scordati. Forti del nostro progresso, ci siamo sentiti sicuri di quelle soluzioni che finora avevano tenuto il nostro territorio in sicurezza. Finora eravamo riusciti a imbrigliare i fiumi dentro argini alti, altissimi, ma non sono indistruttibili. Le alluvioni in fondo ci sono sempre state. Sempre per parlare di emergenza climatica, nel 2023 l'Emilia-Romagna ha registrato una prolungata siccità che si è arrestata bruscamente con le due alluvioni e un tornado classificato F3 nel mese di luglio, e eventi estremi sempre più frequenti e ravvicinati. Lo abbiamo sperimentato in Romagna a maggio 2023. Due eventi estremi in 15 giorni, con tempi di ritorno di 100 e 500 anni così ravvicinati, sono possibili. Quante erano le possibilità che accadesse? Pochissime. Eppure è successo. Sempre gran tempismo il mio. È ragionevole supporre che ci sia un'accelerazione di questi fenomeni, dovuti alla crescente pressione antropica esercitata dalle attività umane sui delicati equilibri millenari naturali. Dovremo mitigare questa crisi in una realtà sempre più complessa. Ce lo dicono gli scienziati da decenni, da tutto il mondo, ma noi abbiamo sempre altre priorità. Tornando a dati e numeri, a me solo dati e numeri convincono alla fine, possiamo provare a mettere insieme i fattori che sfavorevolmente combinati ci hanno portato alle seconde alluvioni del 16 e 18 maggio, partendo dall'analisi meteo che ha fatto il servizio meteoclima di ARPA. La prima alluvione di maggio ha compromesso il sistema arginale in pianura e saturato i suoli in collina. Due eventi meteo fotocopia ravvicinati alla distanza di 15 giorni che hanno registrato cumulati di pioggia di oltre 250 mm in Appennino. Le eluterogie dei nostri Appennini che hanno favorito l'innesco delle frane, già mosse durante il primo evento dell'1-3 maggio. Le dimensioni dei bacini idrografici dei nostri fiumi, piccoli e a carattere torrentizio. In ultimo, venti di bora sulla costa in ingresso da est, che limitavano il defluire delle piene. Volevamo non avere anche un po' di ingressione marina? Dal 10-11 maggio già intuivamo previsioni meteo pessime, ma pareva irrealistico che potesse riaccadere. Almeno nessuno voleva crederci. Dai, è impossibile, ci siamo detti tante volte. Attorno al 14-15 maggio, purtroppo, le previsioni meteo hanno confermato un evento meteo fotocopia che ha portato all'emanazione di un'estesa allerta rossa per tutta la Romagna. Le previsioni annunciavano, uguale alla prima alluvione, un minimo depressionario risalita dal canale di Sicilia bloccato dall'Appennino che ha fatto effetto Stau, alimentato da correnti umide di Scirocco. Previsioni che si sono tradotte in una perturbazione ancora più pesante del previsto, 4,5 miliardi di metri cubi di pioggia in 36 ore. Con scrosci intensi e violentissimi. L'Appennino già fragilissimo ha registrato 81.000 nuove frane e il fango arrivato in pianura sono le nostre colline. Vista l'allerta rossa si è subito iniziato a lavorare con l'allertamento nei comuni, in coordinamento con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Prefettura. Le persone dovevano mettersi in sicurezza ed evitare di esporsi a rischi. Per far comprendere la gravità della situazione abbiamo utilizzato tutti i sistemi che avevamo. Per la prima volta volevamo spaventare le persone, perché la prima alluvione ci aveva dimostrato che le persone non volevano lasciare le proprie case e non credevano che sarebbe potuto succedere una seconda volta. Li abbiamo stalkerati in tutti i modi a nostra disposizione. Social media, comunicati stampa, Telegram, alert system, telefonate a tutta la popolazione che si era registrata, i numeri fissi, macchine della polizia locale, in giro con gli altoparlanti, quelli che avevamo a disposizione perché purtroppo ne avevamo già persi. Per martedì 16, scuole chiuse, mercati soppressi, ordinanze di evacuazione in tutte le aree a ridosso dei fiumi. Qualcuno mi ha detto, Dosi, ma non stiamo esagerando? Purtroppo i modelli di previsione non hanno sbagliato. Hanno solo sottostimato un evento che è stato più pesante delle previsioni, che già non erano splendide. Nei giorni a seguire avremmo perso anche auto e mezzi, ancora non sapevamo le dimensioni di quello che stava arrivando. I rischi ci sono anche per i soccorritori,
i volontari, chi si muove in un territorio che sicuro non è da nessuna parte. Quali soluzioni perché non accada più? Si sta lavorando molto, su molti piani, per valutare le opere di salvaguardia necessarie. Commissioni tecniche, università, autorità di bacino del fiume Po, struttura commissariale, regione, stanno predisponendo dei piani speciali di messa in sicurezza. Valutati gli eventi, ingegneri, geologi, agronomi, tutti gli scienziati devono lavorare assieme. Servono tutte le professionalità per individuare soluzioni che considerano i sistemi nella loro totalità. Magari esistesse una soluzione semplice. Ogni intervento ha inevitabilmente ricadute su altri interventi. La realtà è complessa. Deriva da un evento inedito e di una complessità e distensione mai rilevate nel nostro Paese. Mi pare inevitabile che le soluzioni saranno almeno altrettanto complesse e molto più lunghe di tutto quello che noi vorremmo. Un anno dopo molto è stato fatto, ma ancora è lunga la strada della ricostruzione, della messa in sicurezza del territorio e il risarcimento di private aziende. Sarà importantissimo aumentare ancora di più la consapevolezza della popolazione, l'adozione di comportamenti corretti e rafforzare il sistema di protezione civile. Ci si salva solo se si lavora tutti insieme e nella stessa direzione. Non ci sono però solo brutti ricordi. Dovremo sempre ricordare tutta la solidarietà ricevuta, l'aiuto dei volontari che sono arrivati con i tiracqua e le pale, da ovunque. Siamo stati seppelliti di cibo, vestiario, attrezzature, da ovunque. Mi ricordo una telefonata alle 3 di notte. Dormivo sul divano. Stiamo arrivando con 24.000 kg di riso dalla Svizzera. Dove te lo portiamo? Vi riporto alcuni numeri forniti dalla regione per descrivere l'alluvione. Sono intervenuti 28.000 volontari delle colonne mobili nazionali e regionali. Per la prima volta sono arrivate le colonne mobili della Comunità Europea attraverso il meccanismo di solidarietà europea, dalla Slovenia, Slovacchia, Francia e Belgio. 1.300 vigili del fuoco, l'esercito, la marina, il soccorso aereo, tutte le forze dell'ordine e tutto il volontariato organizzato e spontaneo. Sono stati organizzati 58 centri di accoglienza in palestre, scuole, centri civici, accogliendo nei primi giorni dell'emergenza fino a 36.000 sfollati. Un evento epocale. Chiudo tornando al mio punto di vista. Io sono solo un funzionario pubblico che per un periodo di tempo della sua vita si è occupato anche di protezione civile. E mai mi sarei aspettata di trovarmi dentro questo evento. Chi lo avrebbe mai pensato quando ho vinto il concorso in comune? Del resto mi hanno sempre detto che in comune si fanno solo le carte d'identità. Grazie.